Grazie generale, buongiorno a tutti, sono Gianni Campanile di ESL Italia e vorrei parlarvi delle nostre esperienze con il mondo FOSS, con il mondo free open source e anche come queste si mettono in relazione con il nostro software, con la nostra piattaforma GIS e come ha detto il generale, spero che questo dia un punto di vista da parte di un vendor, noi siamo un vendor di software proprietario. Specializzato, come ho detto, nel GIS, nel software informativo geografico, e ESRI Italia è il distributore italiano dei prodotti della ESRI. La ESRI è una società californiana con sede a Redlands, appunto in California, che è presente a livello internazionale con filiali e distributori ed è il leader mondiale del campo del GIS, quindi è sicuramente un mercato particolare, un po' specialistico, ma in quel mercato i prodotti ESRI sono diffusi in tutto il mondo e sono il leader mondiale. La cosa importante, come vedete l'ultima riga, il 30% dei ricavi annui sono investiti in ricerca e sviluppo, quindi anche se si parla di un mercato particolare è all'avanguardia nel campo della tecnologia. ESRI Italia, anch'essa è focalizzata esclusivamente sul GIS ed è fondata nel 90, distributore unico per l'Italia dei prodotti della ESRI con uffici a Roma, Milano e Cagliari. Siamo circa 100 persone fra dipendenti o consulenti, il mio ruolo è di Solution Architect e inoltre mi occupo di software free, di standard interoperabilità e quindi inevitabilmente anche di software FOSS e come il nostro software, la nostra piattaforma GIS si mette in relazione con il software FOSS. Il fatto che noi abbiamo questa specializzazione, questa tematica specialistica ma è trasversale, ci permette di interagire con tantissimi clienti ma di mercati completamente eterogenei, qui vedete una serie di clienti, ma qui abbiamo una lista, quindi vedete che copriamo praticamente tutti i mercati perché la componente geografica è totalmente trasversale, è un tema che si può trovare in qualunque mercato, l'uso del territorio, la collocazione di eventi sul territorio è qualche cosa che avviene su tutti i mercati. In particolare qui volevo ricordare un importante contratto, più che un contratto, un accordo Enterprise con il Ministero della Difesa, un accordo pluriennale molto, molto importante, di grande importanza per ESRI Italia. Ora, quello che ho sentito questa mattina sono degli interventi estremamente interessanti che rientrano un po' anche nella nostra esperienza, però che abbiamo visto, l'ho notato anche questa mattina, che ci sono tanti concetti che vengono espressi in maniera a volte dando forse per scontato alcune cose che tanto scontate non sono. Quindi a me preme raccontarvi la nostra esperienza e anche quello che ci sentiamo dire dai nostri clienti quando devono effettuare una scelta o una valutazione di software, di cui anche si è parlato questa mattina. Quindi io la prima cosa ripartirei da alcune definizioni che sono state date questa mattina, però anche qui secondo me sono state date per scontate un paio di cose che penso siano importanti. La prima è il free open source. Allora, nell'acronimo FOSS, free open source, che sono due visioni distinte ma molto simili. Se ne è parlato di disponibilità del codice, open source punta più sulla disponibilità del codice, free punta più sulla libertà di ridistribuzione, ma il costo è totalmente un altro fattore. Quindi quando c'è questa parola free che purtroppo confonde l'inglese, non confonde l'italiano, ma io ho sentito parlare questa mattina di valutazione di costi quando si parlava di software open source, e sono due cose da considerare completamente distinte, nel senso che alcuni software open source non sono gratuiti, ma qui c'è anche un altro
punto importante è che il fatto che un software sia free non ha molto a che vedere con la disponibilità del codice sorgente. Io potrei anche avere un software free, siamo abituati ormai sui telefonini ad averne tanti che possono essere free, di cui non ho il codice sorgente e neanche mi interessa averlo. E questa mattina questa cosa è stata declinata in diversi momenti, dove la parte di open source è stata espressa anche con la modalità di realizzazione di sistemi, che è sicuramente uno dei cavalli di battaglia di scelta del software open source. Un'altra cosa importante è che è stata detta, questa ribadita, ci sono tante licenze, altre persone sono state mostrate, è stata mostrata da Almarino una slide con tantissime licenze, quindi non mi soffermerò. Avete capito chiaramente che la licenza esiste, perché questa frase l'ho messa perché tante persone, effettivamente tanti nostri clienti, pensano che il software, siccome è free, gratuito, siccome c'è il codice sorgente, lo possono fare quello che vogliono. No, invece le licenze sono tante, sono diverse, vanno lette e studiate attentamente. Un'altra cosa che ho visto questa mattina con un grande stupore è l'unione fra il concetto di open standard e open source, che sono concetti completamente diversi, non sono neanche collegati fra di essi. Gli open standard sono degli standard che possono essere definiti da enti, in quel caso si parla di standard de jure, o sono standard che di uso comune, sono standard di fatto, ma il fatto che un software sia open source, free o gratuito non è collegato al fatto che utilizzi o meno degli open standard. Qualcuno nelle nostre esperienze parla anche di open source come open data. Ovviamente anche questi sono concetti molto diversi. Anche l'open data hanno delle licenze di utilizzo, e quindi diciamo che possono essere simili nel modo in cui vengono utilizzati forse, ma devono essere tenuti ben distinti. Ora, queste definizioni, appunto, che sono ovviamente definizioni mie, sono state dette e ribadite, però nella nostra esperienza, e ripeto, esperienza che riguarda un mercato molto particolare come quello dei sistemi informativi geografici, ci è capitato più volte di avere alcuni, secondo noi, fraintendimenti o interpretazioni un po' particolari, e che vorrei vedere con voi. E la prima può essere questa, e cioè che avere il codice sorgente mi permette di aggiungere più facilmente funzionalità. Ora, per me questo è una cosa un po' strana, nel senso che per aggiungere funzionalità, cioè per una manutenzione evolutiva di un programma, la cosa importante è l'uso di un'interfaccia aperta, l'uso di la disponibilità di un API, l'uso di standard, la disponibilità di aggancio, come per esempio la capacità di intercettare eventi che avvengono sul programma. Ma non è detto che avere il codice sorgente mi faciliti il lavoro. Diciamo che può essere proprio un piano B, ma fra un programma che mi dà un'interfaccia aperta e uno che mi dà il codice, che non mi dà un'interfaccia ma mi dà il codice sorgente, io non avrei dubbi. Tra l'altro, se per aggiungere una funzionalità io devo scendere a interpretare il codice sorgente, anche se documentato, è sempre un lavoro estremamente, estremamente difficile e oneroso. E con mio stupore ho sentito parlare molto spesso quest'oggi del software proprietario che ha problemi del lock-in. Ripeto, questa è una visione probabilmente che riguarda una parte più funzionale, perché qui appunto quando parliamo di open source, è stato giustamente detto oggi, si spazia un po' su tutto, non è semplicemente un programma di Office, ma qui si passa da sistemi operativi a programmi di Office, programmi di utilità, container, fra cui anche sistemi informativi geografici. Ora, nella nostra esperienza, al giorno d'oggi, sviluppare un programma che non permetta, o con un linguaggio proprietario, cioè che implichi un linguaggio proprietario, che non permetta di estrarre dati, è un suicidio, cioè è una cosa che non è proprio pensabile. La prima cosa,
la prima cosa che un utente ci chiede è come faccio a prendere i dati per interagire con altri sistemi, perché quello che sta succedendo è che adesso i sistemi sono sempre più interoperabili, ma che diciamo si sta costruendo un sistema di sistemi normalmente. È difficile che noi entriamo in una realtà dove non c'è nulla dobbiamo costruire un blocco monolitico. Nel nostro campo non esiste, i sistemi informativi geografici interagiscono con tutto, sono tantissime le attività che si svolgono sul territorio, non è semplicemente la parte geografica si lega alla parte alfanumerica, che si lega a procedure, che si lega al rilievo di dati, che si lega a immagini satellitari, si lega ad un mondo, e non è pensabile che ci sia una chiusura della parte geografica rispetto al resto del mondo. Quindi diciamo che l'affermazione che il software proprietario lega va un po' interpretata. Se io ho, come al solito, rispetto degli standard, interfacce aperte, API, questa è la cosa importante. Non mi serve avere il codice sorgente, non è necessario, non è neanche una condizione sufficiente. Io devo avere la possibilità di dialogare con altri sistemi attraverso dei paradigmi noti, conosciuti e stabiliti. E questo mi preme ritornarci, perché è una delle cose che ho citato all'inizio: un programma free open source è più standard. Ma il rispetto degli standard non dipende dal fatto che un software sia ridistribuibile, che sia col codice sorgente o no. Rispetto degli standard, sono delle procedure, delle tecniche, delle definizioni ben stabilite, appunto, o tramite pubblicazione, tramite degli enti che nel nostro caso sono il V3C o l'OGC e altri. E non hanno nulla a che vedere con la presenza, con la disponibilità o meno del codice sorgente. Anzi, in realtà, sempre appunto nel nostro campo, nella nostra esperienza, la maggior parte delle società, fra cui Esri, società di software proprietario, ha molto interesse a essere aderente a tutti gli standard, e che sono anche dei costi sia di costruzione del software, ma anche proprio di certificazione, e molto spesso il software open source non può o non vuole affrontare questi costi. Quindi questa è un'affermazione che secondo me abbiamo sentito spesso, ma va calata nella singola realtà. Oggi abbiamo sentito anche diversi interventi per l'uso di open source per la pubblica amministrazione. Abbiamo sentito riuso e open source. Ora, qui sono state fatte vedere le linee guida dell'Agile, che secondo me sono quelle che effettivamente danno l'idea di quello che va esplorato come criterio per la valutazione, fra cui il costo complessivo, oltre all'utilizzo di formati e di interfacce aperte. Infatti, questo se ne è parlato, le fasi di decisione del software partono da una macro fase iniziale che ha l'obiettivo di definire le esigenze specificando i bisogni e i vincoli. Dopodiché c'è l'analisi delle soluzioni, principalmente ovviamente quelle che sono già presenti, ma che dovrebbero rispettare i vincoli che vengono espressi e non il viceversa. Quindi, anche come c'è scritto sul piano triennale, l'oggetto dell'appalto va definito privilegiando la specificazione, cioè il problema che si intende affrontare, e non specificando come deve essere fatto il software prima di identificare i bisogni. Fra l'altro, in Europa in questo momento l'assessment, quindi la definizione, la scelta fra open source, fra soluzioni open source e soluzioni proprietarie, sono egualitarie. Si deve tener conto dei requisiti, dei bisogni, e dopodiché si fa una valutazione che tiene conto dei costi complessivi, anche dei costi di uscita, che se ovviamente dovessero essere particolarmente elevati faranno parte del total cost of ownership. Ora, quindi, per me la domanda veramente importante, la prima domanda, è di che cosa ho bisogno, e non tanto di come è fatto il software, ma l'espressione dei miei requisiti. Ora, per rispondere a questa domanda, considerando il mercato eterogeneo e considerando
l'esplosione di nuove tecnologie che sono tutte interagenti fra di loro, l'unico modo è avere una piattaforma come la nostra, che si chiama ArcGIS, come vedete lì in alto, che si adatta e che permette di aderire a quel sistema di sistemi di cui parlavo prima, sistemi per la gestione dei dati geografici, che sono dati particolari, sistemi per l'analisi e per la visione, sistemi per il processamento, per la raccolta di dati anche da sensori, tutto questo che costituisce l'infrastruttura per quello che si chiama la Science of Wear. E questo è possibile perché la piattaforma ArcGIS è una piattaforma open, nel senso di utilizzare API aperte come, o linguaggi aperti come Python o interfacce di tipo REST o geodatabase che sono basati su standard, o utilizzare tutti gli open standard del mondo GIS, quindi quelli definiti dall'OGC, dal V3C, dall'ISO, mettere a disposizione degli open data, avere anche più di 700 progetti open source su GitHub, il che fra l'altro ci ha permesso di realizzare il repertorio nazionale dei dati territoriali presso l'AGID, completamente open source, perché quella era la richiesta. Abbiamo con uno dei progetti appunto open source di ESRI l'abbiamo realizzato. Tutta questa apertura alle varie interfacce rende possibile l'integrazione con migliaia di altri sistemi ed è la chiave appunto della nostra piattaforma ArcGIS. Spero di essere stato nei tempi, vi ringrazio.